Salve a tutti, miticissimi utenti di YouTube, amici, parenti, zii. Allora, volevo fare questo video, sono da solo, sì, perché c'è una persona che io non conosco e carica video così a macchinetta sul nostro canale di YouTube. Perciò, cioè, è un video bello, sicuramente piacerà anche a della gente, immagino. Però c'è un video romantico dedicato a una ragazza, perché lui in questo momento non è che stia benissimo. Cioè, sul canale mi sembra stoni un po', però se l'ha messo privato così non lo so. No, però l'ha seguito pubblico. Cazzo. Vabbè, comunque fino a qui è anche ok, però lo vedo pure su Facebook io. E io qua mi inizio un po' a cazzare, perché c'è gente che ci clicca di sopra, praticamente. Tutti gli amici che ho, la mia reputazione va a farsi friggere perché chiunque ci clicca sopra su Facebook vede quel video lì e correlati tutti gli altri. Perciò io mi scaldo, io mi dico: Matte, ma per favore raggiungi un secondo, ok, sei disperato, ma ti posso capire, ma vuoi tutto il bene del mondo, quello che vuoi, ma mi rovini la vita, capisci? La reputazione, io l'ho faticato tanto, sto pure raccumulando ragazze, cioè. Io sto facendo il ganso, il gallo, tu non puoi rovinarmi così la vita. Questi video sono fantastici per noi, capisci? Comunque, so che stai vedendo questo video vecchio, per cui mi capirai. Mettilo privato. Allora, volevo spiegarvi come fare una suoneria con iTunes senza bisogno di alcun programma. Questa guida c'è anche sui spazi, io ve la riproduco perché voglio fare questo video messo così a macchinetta anch'io. Perciò. Prendiamo una canzone, sì, vabbè, Bring Me to Life, famosa. Noi prendiamo qualcuno che vuole iniziare la canzone, se ricordate l'anno. 052. Quindi noi andiamo su Informazioni della canzone, modifichiamo su Opzioni la ora di inizio, che è 052, e l'ora della fine, che può essere massimo 40 secondi, una suoneria per iPhone. Facciamo 1, 1 e 12, 20 secondi, credo. E facciamo ok e poi facciamo converti in AC. Quando la canzone è convertita, la suoneria, la trasciniamo sul desktop e modifichiamo le. No, ho tracciato la sbagliata. E la trasciniamo sul desktop e modifichiamo l'estensione da M4A a M4R. Così quando ve lo chiede di modificare, usa M4R, perfetto, e voi quando ogni volta adesso che l'aprite vi apparirà la suoneria e vi compare anche la suoneria. Come potete vedere. Perciò godetevi queste suonerie, sì, mettetene sempre di più, cavoli, e diamoci la pazza gioia. Capito, Matte? Siamo tutti allegri, non ce l'ho con te. Ti stimo comunque, sei un grande. Però forza e coraggio e privato il video, privato il video. Ciao a tutti, amici.